ha fiducia in lui. Dirige l'incontro il signor Poné della Federazione Belga. L'Inghilterra è alla sinistra dei vostri teleschermi con la tradizionale maglia bianca, alla destra la Danimarca nella consueta tenuta rossa. È una partita molto importante. L'Inghilterra, che ha pareggiato in Danimarca 2-2 nella prima partita di qualificazione al campionato d'Europa, ha successivamente battuto la Grecia 3-0, il Lussemburgo 9-0, ha pareggiato in casa con la Grecia 0-0 e ha battuto l'Ungheria 2-0 sempre a Wembley. La Danimarca ha fatto 2-2 appunto con l'Inghilterra, ha vinto in Lussemburgo 2-1, ha battuto in casa la Grecia 1-0 e ha battuto l'Ungheria 3-1 all'andata. Quindi è in una situazione abbastanza favorevole. Gli inglesi, per non creare problemi, devono a tutti i costi vincere. Ecco la formazione inglese che viene avanti con il gigantesco Butcher, lo stopper della formazione inglese dell'Ipswich Town. È Trevor Francis che manovra a centrocampo. L'appoggio è per il numero 5 che è Osman, giocatore molto criticato nella partita di andata, si addebitano a lui i due gol dei danesi e ora Simonsen in possesso di palla. Simonsen lancia lungo, c'è lo scatto da parte di Laudrup, tiro e sbaglia clamorosamente al primo minuto di gioco, grande emozione. È veramente stata un'occasione grossissima sbagliata da Laudrup, perché ha fatto tutto bene fino alla conclusione finale, aveva prima tentato di fare un gol come ha fatto contro la Francia. Guardate lo splendido lancio di sinistro di Simonsen nei primissimi minuti di gioco. La difesa inglese è rimasta molto sorpresa in questo momento. Guardate la finta di corpo di Laudrup, poi ha sbagliato veramente in maniera clamorosa, porta vuota, una grossissima occasione per la Danimarca. Ed è un giocatore che su queste azioni era sempre stato fortissimo. E probabilmente l'emozione di giocare a Wembley, Bulgarelli. Può darsi, anche quello, non dimentichiamo che è un ragazzo molto giovane, però aveva fatto anche tutto con molta freddezza, probabilmente si è sentito troppo sicuro nel momento cruciale. Intanto Jesper Olsen ha dato all'Erby, c'è il lungo lancio ancora su Laudrup, va a chiudere il varco Osmans che dà indietro al portiere Shilton. Dopo 50 secondi di gioco la Danimarca ha avuto una grande occasione con Michel Laudrup, l'attaccante della Lazio, che dopo aver pintato bene il portiere purtroppo ha mancato un'emozione che avrebbe potuto rendere ancora più interessante la partita. Intanto c'è un intervento da parte di Olsen, Jesper Olsen, giocatore dell'Ajax, su Sammeli, che vedete inquadrato, il giocatore del Liverpool che ha toccato l'indietro a Neil, che festeggia questa sera la sua 50ª partita con la maglia della nazionale d'Inghilterra. È Ray Wilkins, uno degli orchestratori di centrocampo, che manovra, appoggia sulla sinistra verso Barnes, ma c'è l'intervento della difesa danese con Basque che dà indietro al proprio portiere Kjaer. Da Kjaer a Olsen, giocatore di 34 anni dell'Anderlecht, che è l'uomo di esperienza della difesa danese. Scatta sulla sinistra il lungo Nielsen, ha cercato il lancio in avanti verso Olsen. C'è un intervento ancora dell'altro Olsen, sono due gli Olsen, Jesper Olsen numero 10 e Morten Olsen numero 4. Poi un intervento di Basque, poi una manovra di Berggren, giocatore del Pisa, che ha servito Jesper Olsen. Il giovane attaccante dell'Ajax cerca di dribblare Sammy Lee, l'appoggio in avanti, l'intervento di Neil, la palla raccolta da Wilkins, l'appoggio laterale per Lee, cercano gli inglesi di servire le punte con Mariner impegnato, poi scatto di Trevor Francis, lo attacca Nielsen, Francis in azione, fa partire il cross troppo alto e va a recuperare la palla dalla parte opposta Alan Simonsen, inquadrato Trevor Francis. Sono trascorsi 3 minuti nel primo tempo di questa partita. Wembley presenta un magnifico colpo d'occhio, nonostante ci sia una diretta televisiva che è stata pubblicizzata per una settimana e si temeva da parte degli organizzatori che non ci fosse il tutto esaurito. Infatti fino alla vigilia erano ancora 20.000 i biglietti in vendita. Molto folte anche la colonna di danesi al seguito della squadra, circa 20.000 che hanno invaso Londra. Una partita quindi molto sentita. Tanto Butcher in azione, perde la palla da Olsen e manca Berggren la deviazione. In effetti anche questa volta è stata una grossa incertezza della difesa inglese. Olsen, che era stato l'incubo degli inglesi nella partita di andata a Copenaghen, anche in questo caso questo furetto è stato molto più rapido
di Bacher, gli è riuscito a rapinare il pallone e poi ha dato una palla molto bene all'indietro a Berggren, l'ha fallita clamorosamente. Questa è già la seconda occasione grossissima per la Danimarca nei primissimi minuti. Diciamo che è partita sprombattuto, sta dimostrando proprio le intenzioni bellicose che aveva dimostrato la vigilia. Sono stati proprio i due italiani della formazione danese che hanno mancato due occasioni. Intanto c'è un'occasione anche per l'Inghilterra con Mariner, lanciato da Francis, con la palla che va alta sopra la traversa. Si è scontrato Mariner, mi pare, con Morten Olsen e sono rimasti a terra i due giocatori. Ci auguriamo non si tratti di nulla di grave. La partita si preannuncia combattuta e spettacolare. Il cross è stato molto bello, di quelli che piacciono agli attaccanti, proprio un cross di sinistro rientrare. È stato molto bravo Mariner, però come anticipo, però era in mezzo a due e non è riuscito a fare moltissimo. Speriamo non si siano fatti niente, si è fatto niente nessuno, perché la partita, come dicevo, si pronuncia molto bella, molto interessante, anche perché gli attaccanti nelle due formazioni sono molti, tre nella formazione inglese e nello stesso tre nella formazione danese, con delle mezze punte anche, quindi sono tutte e due formazioni sbilanciate in attacco e quindi dovremmo assistere a una partita abbastanza spettacolare, questo almeno lo speriamo. Si è rialzato anche il difensore danese e ora si riprende con un'azione manovrata dal capitano della Danimarca Olsen. C'è un intervento di lì in centrocampo, un appoggio per Neil tocca all'indietro per Osman, che ha toccato Wilkins da questi a Bacher. Ecco Bacher che lancia lungo in avanti, l'intervento ancora di Wilkins, attaccato da Bartelsen, apre per Barn supera molto bene il terzino Rasmussen e va al cross, il colpo di testa di Bask che anticipa Mariner, recupera lì, tocco all'indietro per Bacher, scatta il fuorigioco danese, Francis viene colto in fuorigioco e il signor Bonnet, che dirige l'incontro, decreta il calcio di punizione. Questa tattica del fuorigioco ha messo in difficoltà gli inglesi in questa occasione. I danesi la applicano molto bene. Sì, l'hanno fatta molto bene, anche perché mi sembra che nelle loro file ci siano dei giocatori che giocano all'estero, specialmente per l'Olsen, che è nell'Anderlecht, che sono i belgi, sono dei maestri nel fare questi tentativi, mettere nel fuorigioco gli avversari. E considerare che di questi danesi sono due o tre che giocano solo in Danimarca, gli altri sono tutti all'estero, quindi le tattiche più avanzate, specialmente quelle giocate nel belgio, le applicano tutte e le sanno fare molto bene. Avete visto ancora un'azione di Jesper Olsen, questo 22enne giocatore che mette continuamente in difficoltà la difesa inglese. La chiave dell'incontro, vi avevamo detto in apertura, è la sveltezza, la velocità, la rapidità di movimento degli attaccanti danesi contro la pesantezza dei panzer della difesa inglese. Finora solo gli errori degli attaccanti danesi non hanno permesso alla Danimarca di passare in vantaggio. Intanto Berggren ha recuperato un pallone, viene servito in centrocampo ora Lerby, poi la palla è raccolta da Laudrup. Ancora un'azione manovrata dai danesi con uno scambio Laudrup e Bartelsen. Il tentativo poi è sfumato per l'intervento di Bacher e c'è il contropiede inglese con Mariner. Ecco il centravanti dell'Ipsis che di tacco serve lì, anzi Neil, che scambia con Lee, da questo a Wilkins, servito ancora Neil, l'appoggio al centro per Francis che ha toccato per Gregory, poi lancio di Lee, cerca Mariner, controllato da Bask, di andare a raccogliere la palla che termina in fallo laterale. Questo Bask è un giocatore di 30 anni che gioca nella seconda divisione olandese, nel Maastricht, non l'abbiamo visto nella partita contro la Francia che abbiamo trasmesso 15 giorni fa, è stato richiamato perché è uno stopper di una certa esperienza, 30 anni, per controllare appunto le punte inglesi. Sì, in effetti ecco. nella partita precedente contro la Francia c'era una squadra danese molto giovane, questa volta sono stati richiamati anche tutti i giocatori di grossa esperienza, perché appunto la partita è di straordinaria importanza per le due nazionali. Ecco Olsen che ha servito Laudrup. Tentano i due, che riescono spesso a portare allo scompiglio nella difesa inglese, di filtrare. Questa volta però è Samely che rimette la palla in gioco per gli inglesi. Mariner, una bella finta, cerca di liberarsi di Bask, poi tocca all'indietro ancora per Neil. Osman, il lancio in avanti per Trevor Francis che dialoga con Mariner. L'intervento è stato di Nielsen, raccoglie Francis, lo attacca Lerby che gli allunga la palla in fallo laterale.
Derby è il giocatore che è stato acquistato quest'anno dal Bayern di Monaco per 800 milioni, sta giocando molto bene nel campionato tedesco e ha il compito difficile di sostituire un uomo squadra come Paul Breitner. Fallo laterale in favore della squadra inglese, rimette la palla in gioco John Gregory, il nuovo arrivato della formazione inglese. Finora non si è messo molto in luce, c'è un intervento intanto di Trevor Francis che finisce nella morsa di Nielsen e Lervi. Sono trascorsi 9 minuti nel primo tempo, 0-0 fra Danimarca e Inghilterra, Danimarca che ha avuto due occasioni da gol con Laudrup e Bergen. Un primo giudizio di Bulgarelli su questo inizio di gara. Sì, è una partita che la Danimarca sta diciamo accentuando la propria supremazia, perché è una squadra che vuole vincere ad ogni costo, ha già avuto due bellissime, grossissime occasioni, sta giocando a viso aperto contro l'Inghilterra in un campo difficile e prestigioso come quello di Wembley, finora ha fatto un'ottima impressione, però l'Inghilterra sta probabilmente aspettando il momento buono per piazzare il proprio spunto, e ha degli attaccanti molto pericolosi, anche questo Trevor Francis che finalmente sembra che la sfortuna si sia decisa a lasciarlo in pace, che è sempre molto molto pericoloso, è la punta più avanzata dell'attacco inglese e quello su cui si fondono tutte le speranze dei britannici di risolvere questa partita. Un fallo su Jens Jørn Bertelsen, numero 7 della formazione danese, l'autore del fallo è stato Wilkins e c'è ora il calcio di punizione battuto da Lerby per Simonsen, attaccato da Mariner che commette fallo, calcio di punizione concesso al signor Fournet, mentre fischia il pubblico naturalmente di fede danese, ecco inquadrato Paul Mariner. C'è la punizione in favore della squadra danese, sulla palla Lerby, Bertelsen e Simonsen, si piazza Shilton. Vediamo se sarà Lerby che è specialista a battere. Tenta il pallonetto ma manda alto sopra la traversa. Nulla da fare in questa occasione per Soren Lerby, che vedete inquadrato. Lerby ha tirato una punizione diciamo senza molta convinzione, lui è uno che tira una botta molto forte di sinistro, probabilmente non è la posizione migliore per tirare forte, però l'ha tirata piuttosto male, una punizione senza pretese. Fischiato un fallo su Mariner, commesso il fallo da Busk. Azione degli inglesi sulla sinistra con Trevor Francis che viene colto in fuorigioco, a mio avviso un po' dubbio, e il lungo terzino Ivan Nielsen che ha rimesso la palla in gioco dandola indietro a Busk. Ecco Busk che scambia con Morten Olsen, il capitano danese viene in avanti, lancia sulla sinistra Berggren che cerca di saltare Neil. Vediamo l'intervento del signor Fournet. Protesta Berggren per un presunto fallo di ostruzione da parte di Neil, non viene concessa la punizione. Primo piano per Klaus Berggren, punta del Pisa. Rinvio lungo di Shilton. Il colpo di testa di Busk ad anticipare Mariner. Tenta l'intervento Trevor Francis ma fa buona guardia a Nielsen, che vediamo impiegato alla cura di Francis e non più sulle fasce laterali a dare quella spinta che ha saputo dare nella partita contro la Francia. Sì, questo Nielsen l'abbiamo visto 3 o 4 volte sempre per tenere Montecarlo e ha cambiato continuamente il ruolo, è stato subito una volta marcatore, una volta centrocampista, una volta sul tornante e questa sera è tornato marcatore sulle orme del più pericoloso avversario inglese, quindi è un giocatore completo, è molto forte atleticamente, è un giocatore che è molto valido. C'è un lancio di Bertelsen sulla destra, ma l'intervento del terzino Sanson che ha messo la palla in fallo laterale. Rimessa in gioco dei danesi con Ole Rasmussen, ha scambiato con Lerby, Bertelsen, norma del vantaggio, c'era un fallo di Barnes, anzi Jesper Olsen, poi c'è l'intervento di Wilkins, ancora Jesper Olsen, il passaggio filtrante, l'intervento da parte di Sampson, il calcio di punizione in favore della Danimarca. E Bertelsen che cerca di far filtrare la palla. Simonsen tocca all'indietro per Jesper Olsen che tenta un passaggio molto difficile e la palla termina sul fondo. Comunque c'è la Danimarca che sta premendo notevolmente, sta facendo uno sforzo notevole per arrivare al gol. Si è visto anche il portiere Shilton che ha incitato i propri compagni che si stanno ritirando un po' troppo all'indietro
creano più confusione che altro. Bisogna che la squadra, mi sembra un po' contratta ancora, che ha un po' paura di questa partita, l'Inghilterra, e fa il gioco dei danesi a fare così. Trevor Price intanto tenta un lancio da fondo campo, ma la palla aveva già superato la linea. Quello che è un po' strano nella formazione danese è come venga schierato un giocatore importante come Olsen, il libero di 34 anni dell'Anderlecht, e non venga schierato un altro giocatore dell'Anderlecht danese, che è stato autore di una prova strepitosa la scorsa domenica, quando l'Anderlecht ha battuto 6-1 il club Brugeois. E si tratta di Arnesen, un centrocampista di grande classe, che però è sistematicamente ignorato dall'allenatore Pionte, che lo convoca ma non lo fa mai giocare, e purtroppo ci spiace perché è molto un giocatore molto interessante da vedere. Però bisogna anche dire che se lasciano fuori questi giocatori, la Danimarca è una nazione emergente, perché si dà al lusso, si permette il lusso di lasciare fuori giocatori molto validi, quindi vuol dire che quelli che giocano lo sono altrettanto, perché nessun allenatore fa giocare dei più scarsi al posto, almeno ritiene di far giocare sempre i migliori. Ecco Barn che ha saltato l'avversario ma si è portato la palla in fallo laterale. Infatti si diceva sui giornali inglesi che questa partita avrebbe rappresentato qualche anno fa uno scherzo per gli inglesi, invece, come hai detto tu, la Danimarca è una nazione che sta sfornando fior di campioni e si permette addirittura di tenere in panchina Arnesen, con giocatori anche come Madsen e come Morbi. La rimessa laterale della formazione danese è il solito Morten Olsen in possesso di palla. Il suo lancio lungo, l'intervento da parte di Osman, Wilkins, ancora Osman, il lancio in avanti per Trevor Francis seguito come un'ombra da Nielsen, il lancio su Barn che cerca di superare Rasmussen, ma la palla forse è finita in fallo laterale. Vediamo le decisioni del signor Poney. Barnes è un giocatore molto giovane, ha 18 anni, è punta del Watford e ha segnato 13 gol in campionato la scorsa stagione, facendo da spalla ideale per Jutter Blissett, il centravanti del Milan, che invece ne ha segnati 27. Blissett siede questa sera in panchina e spera di giocare nel secondo tempo. Busk ha servito Morten Olsen, il suo lancio filtrante a cercare sulla sinistra Jesper Olsen, lo attacca Samson, poi Lee. Poi c'è l'intervento da parte di Lerby e la palla è finita in fallo laterale. Sono trascorsi 16 minuti nel primo tempo e dopo un 1-2 emozionante della Danimarca il gioco è rimasto più contratto a centrocampo e emozioni vere e proprie non ce ne sono state più. Intanto cerca Mariner di andarsene, lo controlla Busk, protesta Busk, ma il fallo laterale è in favore dell'Inghilterra. Sulla palla va Wilkins, anzi viene concesso un calcio di punizione per l'entrata fallosa di Busk. Ecco Ray Wilkins, giocatore del Manchester United, che sta per battere la punizione. Poi finta, lascia Barnes. Il colpo di testa è di Jesper Olsen, quello di Wilkins, la respinta addirittura di Simonsen, scatta il fuorigioco danese e Barnes si fa beccare come un pollo un fuorigioco. Sì, infatti è stato molto molto lento a rientrare, anche perché aveva tirato la punizione, non è che aveva anche la possibilità di vedere il gioco dei compagni e quindi di prevenire questo movimento dei difensori danesi. È piuttosto strano, ma anche il fatto che sia molto giovane, ha solo 18 anni, per lui proprio mancanza di esperienza, 18 anni sono veramente molto pochi. Viene in avanti Morten Olsen, che nonostante i suoi 34 anni direi che è un po' l'uomo base del gioco della Danimarca. Sì, spinge continuamente in avanti, copre bene in difesa. Finora la Danimarca, tranne che i due grossissimi errori, ha dimostrato di essere superiore in questo momento, nei primi minuti di gioco, all'Inghilterra. E anche questo giocatore qui, come hai detto tu, viene avanti Olsen, viene avanti molto bene ed è di aiuto al centrocampo. Viene a dire che questa sera i danesi giocano con una marcatura molto stretta su Francis e anche su Mariner, che gli hanno dedicato questo basket, quindi vuol dire che anche loro non vogliono cercare avventure e non vogliono regalare niente agli avversari, soprattutto in difesa. Sammy Lee ha dei problemi con le scarpe e l'arbitro lo aveva invitato a risolverli ai bordi del campo, invece lì si fa aiutare dal massaggiatore inglese e cerca di rimettersi a posto.
questo fatto mi fa venire in mente una volta una partita parecchi anni fa contro la Roma, che io segnai un gol e andò dentro anche la scarpa mentre segnavo, quindi non è un caso, può succedere che un giocatore perda la scarpa, quindi è successo anche a me, è successo anche a altri. E ti hanno dato due gol, il gol per la palla e per la scarpa. Sì. Intanto Neil ha toccato all'indietro per Osman che lancia lungo, c'è un colpo di testa di Marinen, un recupero di Morten Olsen che chiama l'Erbi alla collaborazione. L'Erbi apre dalla parte opposta per Rasmussen che scambia con Busk. Ancora Morten Olsen. Il lancio in avanti a cercare Berggren che si fa togliere la palla, poi Mariner per Wilkins. Il lancio su Barnes è intercettato da Simonsen, poi c'è il recupero di Francis e ancora Barnes. Lo attacca Rasmussen. Tenta il dribbling, alla meglio il danese, poi Berggren e Simonsen perfezionano il rinvio. Ancora Rasmussen, Wilkins, verso Francis, intervento di Olsen, poi Simonsen. L'appoggio di Simonsen è per Bertelsen, ancora Simonsen. L'apertura sulla sinistra verso Jesper Olsen, intervento di Neil che lo anticipa. Il colpo di testa di Francis verso Mariner, l'intervento di Busque, quello di Rasmussen. L'appoggio al centro per Bertelsen. Ancora Busk. L'appoggio all'indietro per Morten Olsen. Che chiama alla collaborazione dalla parte opposta Nielsen. Lo scambio con Jesper Olsen, anzi l'Erbi, fermato da lì. Parte il contropiede inglese con Trevor Francis. Se ne va Francis, entra in area, lo attacca Morten Olsen, il recupero è di Wilkins, ma nessun inglese è pronto a intervenire. È stata una splendida azione questa di Francis e Nielsen, per una volta che l'ha lasciato, ha commesso una grossa imprudenza, è andata all'attacco, oltretutto ha sbagliato il passaggio e ha lasciato sguarnita la difesa. E si è visto, Francis era uomo contro uomo, è stato molto bravo il difensore a chiuderlo, ma ha fatto anche un pezzo di bravura a dare la palla dietro Wilkins, che però ha crossato dove non c'era nessuno. I danesi non devono prendere troppa confidenza, perché sennò lasciare libero un giocatore come Francis, che è un fenomeno, può essere per loro molto pericoloso. L'Erbi se ne va, tenta un passaggio molto bello di esterno per Berggren, ma c'è un intervento del signor Pone che ha decretato un calcio di punizione già battuto, probabilmente c'è la posizione regolare di Berggren, ed è ora Wilkins che manovra a centrocampo scambiando con Gregory. Gregory tocca all'indietro per Lee. L'apertura è ancora verso Wilkins che chiama ancora lì alla collaborazione. Il cross sbagliato, l'intervento di Rasmussen, il recupero di Lee. Ha davanti a sé l'Erbi, fa viaggiare Neil, questo a Mariner che fa il suo rientro nel nazionale dopo un lungo periodo di assenza. Robson gli ha preferito molte volte Tony Luther o Luther Bliss. Ecco ora Osman, il lancio su Francis, il tocco per Gregory, l'appoggio per Mariner, all'indietro per Wilkins che tenta un triangolo difficile con Gregory, il recupero è stato di Butcher, scatta il fuorigioco danese e c'è il calcio di punizione. Mi sembra che questa Inghilterra sia una squadra tecnicamente abbastanza povera, almeno per quello che ha fatto vedere fino adesso. C'è Francis e Wilkins che sono due giocatori di categoria superiore rispetto agli altri, questi sanno giocare veramente un calcio molto buono, ma mi sembra che predichino nel deserto, perché se togli ai compagni il vigore atletico e fisico mi sembra che nessuno di loro abbia una caratura tecnica rimarchevole. È ancora un po' presto per dirlo, però quando uno sa giocare al football si vede bene, si vede anche se gioca male. Il dramma di Bobby Robson, allenatore dell'Inghilterra, è quello di non poter disporre di Brian Robson e di avere l'eterno Glenn Hoddle, grande campione, che alterna prestazioni stupende a grosse delusioni. Tanto nonostante un fallo di mano di Bertelsen, l'azione della Danimarca prosegue sulla destra con Barnes che va a fermare l'Audrey, ma mette in fallo laterale. Si è discusso fino all'ultimo momento se far giocare Hoddle o Gregory, ha preferito Gregory, che naturalmente abbiamo visto già in questi primi minuti non ha l'intelligenza tecnica di Odell.
quale Holder però non sta giocando molto bene neanche nel Tottenham, la sua squadra, e per cui evidentemente Robson non ha ritenuto una partita così importante di rischiare. Bertelsen va a raccogliere a centrocampo, poi Barnes serve Francis, lo attacca Jesper Olsen, poi c'è l'intervento ancora di Francis, ancora Jesper Olsen e il fallo fischiato dal signor Pomne ai danni della formazione danese. Sono trascorsi 24 minuti nel primo tempo, 0-0 tra Inghilterra e Danimarca, partita che era iniziata in modo molto emozionante, poi si è sviluppata soprattutto con gioco a centrocampo e emozioni dopo l'1-2 di Laudrup e Berggren non ce ne sono state a mio avviso più. Trevor Francis manovra a centrocampo, serve Gregory, ancora Trevor Francis, viene fischiato un fallo, il signor Poney ignora un attimo la norma del vantaggio e è l'Inghilterra che ha battuto con Gregory, che ha servito Wilkins, che ha dato Barnes, intervento di Rasmussen, ancora Wilkins, il pubblico fischia spazientito mentre Neil ripropone un tema sulla destra, lì lo attacca Laudrup, servito Mariner, attaccato da Bush che tenta un colpo di tacco, Laudrup, Mariner, Laudrup va via, bella la galoppata del giovane attaccante della Lazio, attende il piazzamento dei compagni, poi viene attaccato da Sampson che gli toglie la palla che finisce poi per essere recuperata da Ray Wilkins. Servito Gregory che da qualche istante si fa vedere più spesso in centrocampo, Francis perde la palla, c'è il recupero di Bertelsen, il fallo fischiato a Gregory su Bertelsen e il calcio di punizione in favore della Danimarca. Si scusa John Gregory. È stato un fallo veramente cattivo, come si è visto bene, poi oltretutto davanti agli occhi dell'arbitro, diciamo cattivo e ingenuo nello stesso tempo, era un fallo che poteva anche far male. Morten Olsen ha battuto la punizione, c'è il colpo di testa di Lee che ha cercato di impedire alla palla di arrivare a Jesper Olsen, mentre Neil dà indietro a Shilton e il pubblico inglese non apprezza questo non gioco. Un colpo di testa di Busk, quello di Wilkins, ancora Busk che fa una guardia spietata a Mariner, e ora Simonsen che tocca Rasmussen, poi Morten Olsen, salta Wilkins, se ne va via in dribbling il capitano della Danimarca, servendo Laudrup che cerca di saltare Osman, non vi riesce, e il recupero di Gregory, il tocco lì dietro per lì, il lancio sbagliato su Barnes e c'è il recupero di Rasmussen, giocatore dell'Hertha Berlino, 31enne, alla sua 33esima presenza in nazionale, ha servito Busk, il tocco lì dietro ancora per Rasmussen, Morten Olsen, il lancio sulla destra dove viene in avanti Busk, cerca il lancio su Berggren, c'è il tackle scivolato di Tari Butcher e la palla in fallo laterale. Sì, l'Inghilterra come si vede chiaramente è stata molto molto contratta, il pubblico fa bene a fischiare perché fino a questo momento non ha fatto vedere niente di buono, se non qualche incursione per la verità molto sporadica di Francis, peraltro marcato molto bene. La Danimarca cerca di affondare, però dopo i primi 5-10 minuti non è riuscita più a creare niente di particolarmente pericoloso, e se non fa gol all'Inghilterra così adesso, e può darsi che di solito in queste cose cosa succede, che la prima azione vera che fanno poi becca il gol, non è la prima volta che nel calcio succede questo, la Danimarca sta vincendo i punti ma purtroppo nel calcio bisogna fare il gol, è il knockout, il colpo del KO. Intanto Jesper Olsen è intervenuto su Neil mettendo in fallo laterale, come vedete, un primo piano del 22enne giocatore dell'Ajax, un giocatore che è stato lontano dai campi di gioco per un infortunio, poi è ritornato e si è dimostrato all'altezza della situazione anche in campionato con l'Ajax, che come sapete ha travolto nell'ultima giornata di campionato il Feyenoord, è il tradizionale rivale della formazione dell'Ajax, per 8-2, è stato veramente un risultato clamorosissimo. L'Ajax naturalmente guida il campionato olandese, mentre intanto Trevor Francis cercava di andarsene, ma un intervento di tecche scivolato di Busk lo ha fermato, la palla è finita in fallo laterale, mentre stiamo giungendo alla mezz'ora con Inghilterra e Danimarca sullo 0-0, un risultato che piacerebbe molto ai danesi. C'è intanto uno scatto di Francis, tenta Mariner una finta, non abbocca la difesa della formazione danese, poi Barnes, ancora Francis, fermato da un intervento di Busk
che mi sembra falloso, interviene il signor Poné e decreta il calcio di punizione in favore della formazione inglese. Adesso è un fallo molto brutto, anche perché poi potrebbe essere pericoloso per Francis, che si sta sempre in apprensione quando c'è Francis, perché vorremmo che non si facesse mai male, è un giocatore delizioso da vedere. E gli ha fatto proprio il fallo mentre stava per calciare, quindi era anche piuttosto pericoloso questo fallo. La punizione di Wilkins, il colpo di testa tentato da Mariner, la parata di Kjaer. Insistono ancora gli inglesi con Gregory che di testa mette però alla. È stata una bella punizione, tirata bene, che Barnes si tira abbastanza bene a rientrare, per i difensori sono molto pericolose queste punizioni tirate così, e poi la difesa qui è stata piuttosto incerta, perché gli inglesi sul conto cross di lì potevano addirittura far gol, solo che l'incornata è arrivata da un centrocampista, non uno pratico dell'area, perché se poteva arrivare a Mariner, che è uno specialista di colpi di testa, l'azione poteva tramutarsi in gol. Si rialza Morten Olsen, il capitano danese, dopo lo scontro, lo stava assistendo il portiere Kjaer, un simpatico portiere che abbiamo ammirato molto nella partita contro la Francia, ha 28 anni, gioca nell'Esbjerg in Danimarca, e come sapete, essendo in Danimarca semiprofessionisti, si allena quando può dopo il lavoro, perché di professione fa il falegname. È alla sua 23esima partita in nazionale, finora non è stato assolutamente impegnato dalle punte inglesi. Il colpo di testa di Butcher, la palla che finisce in fallo laterale, la rimessa in gioco è per la formazione danese. Sulla palla Rasmussen, finta di dare a Laudrup, poi serve sulla destra Berggren, la palla è manovrata da Bertelsen, lo scatto ancora di Rasmussen, attaccato da Butcher, tenta il cross Rasmussen, c'è la deviazione e il calcio d'angolo in favore della Danimarca. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, 0-0 fra Danimarca e Inghilterra, nella partita di ritorno delle qualificazioni al campionato d'Europa, gruppo 3, calcio d'angolo in favore della Danimarca. Battuto da Jesper Olsen, il tocco all'indietro di Simonsen, poi un tentativo di passaggio senza grandi pretese e palla fra le braccia di Schilton. In effetti grandi tiratori da fuori, questi danesi non si sono dimostrati questa sera, perché anche questo tiro di Simonsen è stato proprio telefonato. L'azione di Laudrup per il primo tempo è stata splendida, però ha sbagliato un gol facilissimo, addirittura Berggren poi nell'altra azione molto pericolosa, addirittura ciccato. Sono molto bravi a prepararsi l'azione da gol, però a concludere questa sera sono molto nervosi. Osman ha lanciato in avanti verso Wilkins, che è l'uomo d'ordine del centrocampo, mentre intanto c'è un fallo da parte di Busquets ai danni di Paul Mariner. Eccolo inquadrato, Søren Busquets, mentre Wilkins batte il calcio di punizione. Ha servito in avanti Francis, che subisce fallo, l'arbitro invece è dell'avviso che è tutto regolare, interviene Osman, mentre i danesi erano scattati per mettere in fuorigioco le punte inglesi. Il quadrato avete visto per un attimo, Russell Osman, 23enne difensore centrale dell'Ipswich, come Butcher che è lo stopper e come Mariner che è il centravanti. L'Ipswich Town, ricordiamo, era la vecchia società di Bobby Robson, l'attuale allenatore della nazionale inglese, che ebbe qualche anno fa un periodo di splendore vincendo la Coppa UEFA e giocando alla grande, poi vincendo anche il campionato inglese, e quello naturalmente fu un biglietto da visita importante per Bobby Robson, al quale fu poi concessa la possibilità di sostituire il famosissimo Ron Greenwood, che è ancora direttore generale delle squadre nazionali inglesi. Dialogano intanto Rasmussen e Laudrup e lo attacca Gregory. L'intervento sulla sinistra di Sampson, lo scambio con Trevor Francis, poi ancora Gregory, l'apertura sulla destra per Neil, che è costretto a un goffo colpo di testa per non perdere la palla, e va a recuperare la palla Osman scambiando col Schilton, mentre il pubblico inglese si è spazientito e comincia a fischiare sonoramente i propri giocatori. Beh, diciamo che non ha tutti i torti, Colombo. Vedendo la prima mezz'ora l'Inghilterra è veramente irriconoscibile, non ha neppure quell'aggressività che la posta in palio dovrebbe imporle. È una squadra anche che subisce il gioco dell'avversario e gli inglesi.
siamo abituati, non lo siamo noi, non lo è neppure giustamente il pubblico. Sul mio taccuino, infatti, dove segno le azioni più importanti, io sono al 50° secondo per Laudrup, per la Danimarca, poi per il resto la pagina è completamente bianca. Il gioco è molto contratto a centrocampo, nessuna delle due squadre riesce a trovare la campata vincente. La posta in palio evidentemente è molto alta e le due squadre si affrontano con un certo timore. L'Erbi, per esempio, che abbiamo visto toccare la palla, finora non ha assolutamente mai provato un affondo, una spinta di cui lo sappiamo capace, probabilmente ha ricevuto degli ordini precisi di stare nella zona a controllare gli avversari. Ma è strano, perché poi le squadre sono imbottite di attaccanti, quindi è un senso che gli allenatori facciano, magari impostino una partita praticamente d'attacco e poi magari in campo si vedono i giocatori contratti in questo modo. Probabilmente la paura attanaglia appunto gli atleti e non seguono le indicazioni del trainer, perché appunto se mettono in squadra gli attaccanti vuol dire che hanno intenzione di attaccare e di vincere le partite. Intanto avete visto Lee che ha dato Osman da questi a Butcher, che ha servito Sampson. Ecco Sampson che appoggia ancora Butcher, non riescono gli inglesi a trovare uomini liberi, anche Barnes, una punta di cui ci avevano detto un gran bene per il dribbling eccetera, non è mai riuscito finora a combinare nulla di buono, ed è il solito Morten Olsen servito da Lerby che scambia ancora Lerby, mentre siamo ormai al 35° del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Busk apre sulla destra per Rasmussen, ancora Busk. L'Erbi, la partita sta scadendo di tono, fischia continuamente il pubblico spazientito, mentre i danesi vengono avanti sulla destra e mi pare che continuino a mantenere in mano le operazioni di gioco. Si vede che non sentendosi aggrediti, loro dicono a me il pareggio va anche bene, non conviene neppure loro rischiare, perché il pareggio fa solo il gioco della Danimarca e può essere molto molto pericoloso per l'Inghilterra. Busk viene avanti intanto sulla destra, scambia con Laudrup verso Simonsen e Simonsen si fa togliere la palla da Neil mentre stava per calciare, vediamo. Sì, un rigore nettissimo. Calcio di rigore, viene concesso il calcio di rigore. Forse c'era un piccolo fallo su Neil prima in precedenza, perché guarda, il cross di Laudo è stato splendido, veramente molto molto bello. No, la mia impressione è che ci fosse stato un fallo su Neil, invece non c'è stato assolutamente niente e lui ha portato via la palla nettamente dai piedi dell'avversario con la mano, quindi il rigore ineccepibile, l'arbitro Poney ha fatto benissimo a darlo. È un rigore molto molto importante. Allora, 36°, fallo di mano di Neil e rigore per la Danimarca. Fischia il pubblico, ma le proteste inglesi per la verità non sono state molto vibranti, vuol dire che hanno capito che Neil aveva commesso il fallo di mano. Ed è Allan Simonsen che si appresta a battere e spiazza Shilton, portando in vantaggio la Danimarca. Guardate la gioia del piccolo attaccante danese. La Danimarca non è mai riuscita a battere l'Inghilterra e per ora si trova in una situazione molto molto favorevole che potrebbe anche preludere alla grande occasione. Sì, Simonsen ha tirato un rigore molto molto bene, cioè non molto bene, diciamo che il portiere si è tuffato molto in anticipo, lui l'ha tirato piuttosto centrale e gli è andata bene perché Shilton si è mosso prima. È un rigore molto importante, un gol che sblocca una situazione, diciamo che la Danimarca è la squadra delle due che ha fatto vedere qualcosa di buono, specialmente nei primi minuti. Il risultato fino a questo momento è ineccepibile. L'Inghilterra a questo punto deve svegliarsi e deve avere una reazione, perché sennò se ci continua a giocare così è veramente una cosa deprimente. Barn ha tentato di andarsene sulla sinistra, ma la difesa inglese lo ha fermato, c'è ora il fallo laterale in favore degli inglesi. Sulla palla vediamo Sampson. Copri testa di Butcher, lo stopper che vedete si è portato in avanti, ma ha commesso fallo ai danni di Nielsen. C'è il calcio di punizione in favore della Danimarca. Ed è il portiere Kjaer, mentre la regia inglese dedica un primo piano a Neil, che ha festeggiato nel modo peggiore la sua 50° partita in nazionale con un fallo di mano che è costato finora il gol dello svantaggio. In questa azione è stato veramente molto molto bravo l'Audrup, che ha lasciato sul posto
lo stop mi sembra Bacher proprio che è molto legnoso, quando scatta l'autopo gli dà un metro ogni volta, quindi negli spazi brevi è veramente imprendibile, e l'altro è veramente troppo lento. Ha fatto un cross molto, molto bello questo ragazzo qui, e notevole crescita, e ha fatto anche, considerare che ha fatto 5 gol nelle ultime 3 partite, quindi è uno che si è sbloccato anche psicologicamente, perché il suo impatto in Italia era stato dei migliori. Ma forse lo conoscevano poco, ora tutti sanno le sue qualità, perché ha segnato 5 gol ma di grande fattura, di classe. Sì, è veramente un giocatore molto intelligente e freddo, lui preferisce sempre il tocco di classe alla sparata a occhi chiusi, e fino a questo momento, tranne nell'occasione dei primi minuti che gli è andata male, però aveva fatto un'azione splendida veramente, come aveva fatto anche contro il primo gol contro la Francia, che sull'uscita del portiere aveva pensato di misura nell'angolino. Gioiranno i tifosi della Lazio, che hanno una coppiata di bomber invidiata da tutti con Giordano e Laudo. Intanto l'Inghilterra cerca di recuperare con Lee, fermato dall'Erby. C'è un'entrata molto decisa di Nielsen, poi ancora l'Erby. Una serie di entrate molto decise, Laudrup che finisce a terra, poi l'Erby, c'è un tentativo, un accenno di rissa. Vedete che l'Erby ha ricevuto delle istruzioni molto precise, lo vediamo sempre in questa zona del campo, che non si porta mai oltre la metà campo. Evidentemente temeva l'allenatore Piontek, l'allenatore danese, le folate portate da Nil e da Lee sulla fascia destra. Beh, Colombo vuole anche dire che la Danimarca è imbottito di punte e di mezze punte, quindi se anche l'Erby va avanti può creare confusione. E sicuramente una posizione tattica molto assennata quella che gli è stata imposta. L'Erby è un giocatore molto dinamico, se non lo imbrigli tatticamente, magari in queste partite in cui bisogna avere i nervi saldi, lui magari può essere portato dalla generosità a strappare e quindi a mettere in imbarazzo la retroguardia. Avete visto Barnes andare a togliere la palla all'auto dopo che Francis aveva tentato un colpo di testa molto difficile, che però è giunto abbastanza telefonato fra le braccia del portiere Chiaer, e ora Samuel in possesso di palla. Siamo al 40esimo, la Danimarca conduce clamorosamente per 1-0, il gol di Simons è su calcio di rigore al 36esimo, Nil in possesso di palla, servito lì, Mariner verso Gregory, che finisce col perdere la palla nella mossa tra l'Erby e Simonsen, ed è l'Erby che dà indietro al proprio portiere Chiaer. Morten Olsen. In azione ora Nielsen, che fa partire il lancio sulla destra per Jesper Olsen, e in vantaggio Bacher, che dà la palla a Shilton. Jesper Olsen, che era molto temuto dagli inglesi, questa sera non è che si sia visto molto, fa ancora conto. Ha avuto una fiammata all'inizio. All'inizio, sì, però era anche il terrore dell'Inghilterra, perché nella partita d'andata era stato veramente splendido. Questa sera, anche perché reduce appunto da grossi infortuni, non si è ancora visto molto bene, anche se mi sembra che gli dedichi un'attenzione particolare, perché è sempre molto marcato. Intanto, se tu hai notato, non so se è una mossa tattica voluta dall'allenatore Robson o dai giocatori, Francis e Barnes si sono portati tutti e due sulla sinistra, costringendo in pratica i due terzini, Nielsen e Rasmussen, a giocare fianco a fianco sulla fascia destra del campo. Robson cerca naturalmente di trovare delle soluzioni, l'allenatore inglese, per perforare la difesa danese, che ogni tanto lo mette in difficoltà con il fuorigioco. E ora Simonsen in possesso di palla, l'appoggio sulla destra per Jesper Olsen, lo scatto, il tocco all'indietro sbagliato, Barnes in possesso della palla, cerca di saltare Rasmussen che lo ferma fallosamente, calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, siamo al 42esimo, mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo, la Danimarca conduce per 1-0. Wilkins, servito Trevor Francis, Gregory, il lancio in avanti per Mariner, Trevor Francis, ma l'Erby fa buona guardia. La difesa si è chiusa veramente molto bene, non ha lasciato spazio, visto che non c'era un metro di possibilità per Frenz di intervenire, anche perché la palla gli è stata data un po' lunghettina. È una difesa anche molto molto attenta, mi sorprende molto questo Busk che sta giocando veramente molto bene dietro, un bastino molto forte anche di testa, io non lo conoscevo, ma questa sera ha dimostrato di essere un ottimo difensore. Cerca di andarsene intanto Berggren, il servizio per Simons, l'intervento in anticipo di Kenny Sampson.
l'appoggio per Wilkins, il lancio per Barn, è in vantaggio però Rasmussen, controlla la palla, la mette in fallo laterale. Un minuto circa al termine del primo tempo, sempre Danimarca in vantaggio per 1-0. La rimessa in gioco dello stesso Sampson. Morten Olsen dà delle raccomandazioni ai suoi compagni. Ecco il lancio di Sampson. Il contesto di Butcher. Francis tocca al centro molto bene, ma nessuno ha seguito le sue intuizioni e il portiere Chiaer non ha difficoltà a intervenire. Sì, Francis è proprio, anche in questa occasione si è visto che è molto solo nell'attacco francese, avete notato la sua rapidità di azione, è un giocatore rapidissimo, è sempre pronto a cogliere ogni indecisione delle difese avversarie, però mi sembra che sia veramente molto solo lì davanti, perché non mi sembra un grande serata Mariner, che di solito lo accompagna molto bene, lo affianca, e sono due giocatori che si completano. Diciamo che si sente un po' la mancanza di Tony Bucco, che è un grande opportunista. Anche, ma per la verità in Inghilterra ne mancano parecchi, perché manca appunto Robson, manca Collins, manca Coppel, è una squadra che è un po' monca, però così esprime, però anche se ci sono queste assenze così importanti, diciamo che esprime veramente molto poco, almeno fino a questo momento. Barn ha tentato intanto di andarsene dalla bandierina del calcio d'angolo, Smussen gli ha messo la palla in palla laterale, sono gli ultimi sgoccioli del primo tempo, sul mio cronometro siamo già al 45esimo, c'è questa rimessa in gioco, vediamo il signor Poné che controlla il cronometro, un colpo di testa di Nielsen e l'azione è fermata. Vabbè, gli inglesi sono pericolosi, non hanno creato un'azione pericolosa, sono solo pericolosi in queste cose, sui corner, sui calci piazzati, perché non sono mai riusciti appunto a creare un pericolo per Chiaer, che con un'azione manovrata e corale, cosa che invece i danesi sono riusciti a fare più volte. Il portiere Chiaer si appresta a rimettere la palla in gioco, mentre siamo già in recupero, sono passati da 50 secondi e 45 minuti regolamentari al primo tempo, la Danimarca è sempre in vantaggio per 1-0 e in questo istante il signor Pommetta, direttore di primo tempo, manda le squadre negli spogliatoi, gol di Simons e Stupacci di rigore al 36esimo, dopo che Lauro al primo minuto aveva mancato una splendida occasione per la Danimarca. Direi che è un risultato che finora rispecchia l'andamento della partita, ma sentiremo il parere di Bulgarelli dopo lo stacco pubblicitario. Intanto la regia, se può mandarsi anche i rumori di fondo dal nostro monitor, in modo da poter sentire anche gli effetti appunto dello stadio inglese. Ecco l'Inghilterra che cerca di andare subito all'attacco, mentre è il portiere Chiaer il primo a mettersi in azione, il suo rinvio. La Danimarca, ricordiamo, è in vantaggio per 1-0, il gol è stato di Simons sul calcio di rigore e ora vediamo impegnato il numero 15, che mi sembra sia Arnesen, no, si tratta di Elkjær. Allora tutta la pretattica fatta da Piontek, questo Elkjær sembrava morto alla vigilia, in realtà era una storiella, perché Elkjær è entrato ora con il numero 15, sì. È un giocatore del Lokeren, una squadra belga, e lo vedremo giocare con il numero 15, una squadra belga che quest'anno ha comprato anche un giocatore molto interessante come Van der Est, nazionale belga, che giocava in Inghilterra nel West Ham. Ecco intanto l'azione manovrata da Bertelsen, quindi Elkjær è entrato probabilmente al posto di Laudrup o di Berggren, vedremo. No, Berggren si è visto, penso che sia al posto di Laudrup, che non si è, almeno nelle prime immagini non si è visto. Ecco, Berggren si è visto in questo momento. C'è da dire però che Piontek è un allenatore che ha del coraggio, perché ha messo dentro un'altra punta, quindi non è che voglia assolutamente difendere il risultato del 1-0, che era una punta molto pericolosa, che in allenamento si era fatto male prima della partita, almeno avevano detto, ma evidentemente non è così, perché se gioca vuol dire che è a posto fisicamente. Il signor Poné intanto ha scodellato la palla per aver fermato il gioco per un qualcosa di cui non ci siamo accorti, perché non è inquadrata l'azione, mentre ora Sampson lancia a destra per l'avanzante Osman. Il lancio di Osman per Mariner, che cercava Wilkins, il recupero in centrocampo di Simonsen, lo scambio
con Berggren. Il tentativo di lancio sulla destra per Olsen, fermato da Sampson. Sampson lancia lungo in avanti verso Francis, che cerca di saltare Nielsen. Protesta Francis per un presunto fallo del lungo Nielsen. Vediamo le decisioni del signor Ponet. Si tratta di calcio di punizione. Secondo me il fallo c'era, è stato un bel numero di Francis, ma mi sembra che la punizione qui sia stata ribaltata, perché gli ha fatto ostruzione contro. Per me era punizione a favore di Francis, comunque l'arbitro era più vicino, probabilmente ha visto meglio di noi. Ecco l'Erby in possesso di palla, siamo al secondo minuto di gioco del secondo tempo. La Danimarca conduce 1-0 nella partita di ritorno delle qualificazioni al campionato d'Europa. C'è un lancio da destra di Wilkins, un colpo di testa da parte di Nielsen che ha anticipato Gregory, poi Francis che cercava di andare a rete, protesta perché il compagno evidentemente non l'ha servito a dovere. Un colpo di testa di Osman, una uscita di Shilton, il 34enne portiere del Southampton, che si alterna con Clemens come portiere titolare della formazione inglese. Tutti e due i portieri sono molto bravi, molto esperti, a Clemens del Tottenham e Shilton appunto del Southampton. Scatta intanto Trevor Francis, lo fronteggia di solito Nielsen. Francis riesce a superarlo, ma si trascina la palla oltre il fondo, protesta, ma il guardalinee non è di questo avviso e si riprende con una rimessa dal fondo. Anche in questo caso mi sembra che abbia ragione Francis, se non è, se la palla, lui ha tentato di recuperare una palla che se era già uscita almeno era calcio d'angolo. Mi sembra che abbiano sbagliato due valutazioni che possono anche essere importanti, perché i calci d'angolo per gli inglesi sa sono molto pericolosi, perché sono di testa, sono abbastanza forti. Il portiere Kier in via lungo, c'è un colpo di testa da parte di Butcher, un rinvio da parte di Busk, uno scatto di lì, lo fronteggia Jesper Olsen, poi anche l'Arby, c'è il recupero da parte di El Kier, Jesper Olsen, l'Arby, servito Bertelsen. Il tocco all'indietro per Morten Olsen. Mi pare che la musica nella formazione inglese non sia cambiata. E intanto è stato Rasmussen che ha dato al centro per Busk, che serve dalla parte opposta a Jesper Olsen. Si inserisce l'Erby, controlla male, recupera Gregory, dà indietro Osman. Wilkins. Evidentemente Bobby Robson è contento di perdere 1-0, no? Non ha attuato nessuna sostituzione. Si vede che la squadra gli va bene così, probabilmente può darsi anche molte volte come lui. Questo ragazzo qui per esempio, adesso non è il caso per dirlo perché ha sbagliato questo controllo, ma in tutta la serata ha fatto vedere ben poco, anche se ha fatto intravedere di avere buoni numeri. Magari poi sarà quello che sbloccherà la partita, però qualcosina bisognerà farla vedere. Io fossi in Robson cambierei qualcosa. Ecco intanto Barr che è stato fermato al quinto minuto di gioco della ripresa, con la Danimarca che conduce 1-0, ha protestato ma la palla è uscita sul fondo, si riprenderà con una rimessa in gioco di Kjaer. Inquadrato intanto il signor Pone che dirige l'incontro, mentre Kjaer serve Morten Olsen. Il capitano della Danimarca come al solito imposta l'azione, salta Gregory, ha dato a El Kjaer che sbaglia completamente il passaggio su Berggren e Butcher dà indietro al portiere Shilton. Intanto abbiamo visto una marcatura abbastanza inconsueta, il lungo Butcher 1,93 m con il piccolo Simonsen 1,65 m. Sembra di vedere Davide Golia. In effetti Butcher è un armadio impressionante. Simonsen è un frillino molto rapido e vederli in confronto, in uno scontro fra loro due, proprio non vorrei essere nei panni di Simonsen. Intanto Wilkins ha smorzato di testa una palla per Sampson. Ecco il terzino dell'Arsenal che appoggia al centro ancora per Wilkins, che è l'unico che ha un po' le idee chiare a centrocampo. Gregory non l'abbiamo praticamente mai visto nel primo tempo. Mentre ora tenta di andarsene Mariner, Busk lo controlla in modo sbagliato, mette in calcio d'angolo e gli inglesi ora cercano di incitare la propria squadra, perché su questi calci d'angolo con le torri che fa venire anche dalla difesa potrebbe
sì, anche andare al pareggio. In effetti l'Inghilterra questa sera l'unica cosa pericolosa le ha fatte o con i falli laterali che batte molto lungo il terzino Sanson, oppure su punizioni o calci d'angolo come in questo caso. Cobban, l'intervento è stato però di Nielsen, il recupero di Lee che rimette la palla in gioco, servito Barn, e Barn calcia un tiro alto sopra la traversa anche da posizione abbastanza discreta. Bene, venuto sul piede destro che non credo sia proprio il suo preferito, un mancino nato, e il sinistro la manovra molto bene, al destro penso proprio di no. Potrebbe essere Blissett, uomo che entrerà a sostituire Barn, ci auguriamo, perché i tifosi milanisti almeno potrebbero ammirare un loro Beniamino che domenica scorsa ha sbloccato la sua fame di gol con il quarto gol segnato al Verona. La Danimarca manovra sulla destra con Busk in possesso di palla, serve Bartelsen, lo attacca Gregory. L'intervento è stato di Samson, poi Barn servito da Mariner, lo scatto di Barn in mezzo a due avversari, finisce col perdere la palla alla meglio Rasmussen, che però mette in palo laterale. Inquadrati Rasmussen e Barn, mentre Samson rimette la palla in gioco, e siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa con la Danimarca in vantaggio per 1-0. Il colpo di testa di Butcher e va il tiro, pericolosissimo Wilkins, con la palla che lambisce il montante alla sinistra di Elchiaer. È la prima emozione del secondo tempo. È stato un tiro splendido, guarda, perché è calciato anche molto bene, in maniera molto difficile, come calciava Luisito Suarez, che calciava in questa maniera deliziosa. È stato un tiro molto bello, anche se penso che Chiar era sulla palla e quindi il gol non ci sarebbe stato. Dicevo che Luisito Suarez calciava in questa maniera e faceva dei lanci di 40 metri con le verba, era stata una delizia. Mi dispiace per i più giovani che non abbiano potuto vedere un giocatore in fuori classe del genere, sarebbe stato un giocatore formidabile, uno dei più grandi che abbia mai visto. Intanto c'è un colpo di testa da parte di Busk, un recupero da parte di Nielsen, la palla in palla laterale, rimessa in gioco della formazione inglese, sulla palla lì per Barn, lo attacca Rasmussen, Barn riesce questa volta con un bel dribbling a servire al centro, dove Butcher è anticipato da Morten Olsen, poi Trevor Francis, bello spunto del Negretto, è la prima bella azione impostata da Barn e si è creato subito il pericolo, anche se la difesa danese è stata molto abile nello sventarlo. Intanto c'è un'entrata di Jesper Olsen, viene concesso però un fallo alla formazione danese. Sì, l'azione precedente di Barn è stata la prima vera bella azione che ha fatto in tutta la partita, e si vede anche che quando si arriva sul fondo e si crossa in questa maniera, anche i più fortissimi giocatori danesi, difensori danesi, sono in difficoltà. Il cross dal fondo è la cosa più elementare, ma è sempre anche quella più efficace per mettere in difesa, in difficoltà la difesa. In azione ora Bertelsen, il suo lancio verso Simons, l'intervento di Butcher, c'è un duello, come vi ho detto, incredibile tra il piccolo Simons e il lungo Butcher, e se poi si tentano i cross diventa ancora più ridicolo sperare che Simons possa recuperare la palla, cross alti naturalmente. Poi Basket dà indietro a Morten Olsen, il capitano danese attende il piazzamento dei compagni, poi apre sulla destra per Busk, Busk verso Simons, ancora Busk. Passaggio filtrante, la respinta di Butcher, il recupero di Bartelsen, ancora Busk. Simonsen, bello dialogo con Elchiaer, scatta Simonsen, che riesce a precedere naturalmente sullo scatto Butcher, che però chiude il varco, mette il calcio d'angolo. 11° minuto della ripresa, 1-0 per la Danimarca, calcio d'angolo in favore della Danimarca. Olsen che batte il calcio d'angolo, il colpo di testa è di Gregory, il recupero ancora di Lerby, il passaggio filtrante, la respinta di testa di Osman, il recupero di Simonsen che però viene anticipato da Bacce, mentre scatta sulla destra Wilkins servito da Neil, Wilkins e Bertelsen in lotta, chiamato ancora lì alla collaborazione, e lì tocca indietro per Osman, poi Wilkins,
Barnes anticipato da Rasmussen, palla laterale in favore dell'Inghilterra. Voglio dire anche che Wilkins è un altro dei giocatori inglesi che è marcato non in maniera molto stretta ma sempre curato molto bene da questo Berthers, che non lo molle un attimo, almeno anche a distanza. È un centrocampista, hanno capito che l'uomo squadra, e allora cercano di limitare un po' l'azione, anche se per la verità che non sembra in grande serata Wilkins. Buco del portiere Kjaer, per fortuna per la Danimarca nessuno ha saputo approfittare, ed è Morten Olsen che imposta il contropiede. Lo conteggia Svensson. Il lancio sulla sinistra, dove Neil è in lotta con El Kjaer, gli toglie la palla. Vediamo se si tratta di calcio d'angolo. È Conil che è stato autore di un fallo di mano che è costato il rigore, quindi il gol in favore della Danimarca al 36esimo del primo tempo. C'è il calcio d'angolo in favore dei danesi, che procedono con molta lentezza, si trovano in vantaggio per 1-0, sognano di espugnare Wembley, cosa che non è mai riuscita nella loro storia, ed è Simonsen che va a battere il calcio d'angolo. Sarebbe il colmo che i danesi facessero gol di testa, perché mi sembra che in mezzo all'area ce ne sia solo uno o due al massimo, poi in mezzo dei marcantoni lì è difficilissimo, a meno che non passino la palla indietro e facciano un'azione di altro tipo. E ora Simonsen che batte l'angolo, palla filtrante, finisce a terra Jesper Olsen, poi il Kinsey in possesso di palla, tunnel per dare la palla a Schilter. È stata una cosa molto pericolosa, questi sono infortuni classici, si può scappare sempre il gol, un passaggio indietro al portiere bisogna farlo quando si è veramente molto sicuri. Wilkins e Osman hanno dialogato a centrocampo, poi lancio su Francis, l'anticipo di Nielsen, il colpo di testa di Morten Olsen, il recupero di Bertelsen, ancora Morten Olsen, palleggiano i due, poi si inserisce Kjaer, poi Bertelsen, poi Jesper Olsen, il palleggio è di Simonsen che sbaglia però il passaggio, l'intervento è stato di Samson, il recupero di Butcher, ancora Butcher, Francis. Il diagonale a servire lì, lo fronteggia l'Erby. L'appoggio per Barn, attaccato da Rasmussen. Ancora Barn che tenta un dialogo stretto con Gregory. Intervento falloso da parte di Gregory su Jesper Olsen, calcio di punizione. 14 minuti di gioco nel secondo tempo, sempre 1-0 in favore della Danimarca, gol di Simonsen al 36esimo su rigore, 36esimo al primo tempo. Finora da segnalare un solo tiro di Wilkins all'ottavo minuto di gioco, è veramente molto poco per questa formazione inglese che deve assolutamente vincere questa partita per sperare nel successo nel gruppo 3 e quindi nella partecipazione alle finali che si svolgeranno in Francia nella prossima estate. Simonsen attaccato da Osman, poi Bertels, giocatore della squadra belga del Serain, che è molto utile al centrocampo, lavoro scuro ma prezioso. El Kjaer intanto ha toccato l'indietro per Busk e dà a Nielsen. Abbiamo l'impressione che la Danimarca, più che affondare, voglia tenere il pallone, il possesso della palla. È un po' pericoloso una tattica di questo genere, perché potrebbe risvegliare gli inglesi e dargli il tempo di recuperare la mazzata del gol del primo tempo. Dio, se giocano così gli inglesi hanno poche possibilità di recuperare, però non gliele devi neanche lasciare, giocando in maniera rinunciataria, perché all'attacco si vanno sempre, non mi sembra che ci vadano con grossa convinzione, almeno come andavano nei primi minuti del primo tempo. L'azione inglese intercettata da Busk, il recupero di Bertelsen, indietro a Morten Olsen, mentre il pubblico inglese fischia spazientito. Questo Morten Olsen sta dando una grossa mano al centrocampo, viene avanti sempre molto bene, è stata veramente una sorpresa, perché è un giocatore anche molto tecnico, questi danesi sono dei giocatori molto interessanti, e come ho detto anche prima, non a caso si arriva a questo punto del campionato europeo, e giocarsi una partita di questo genere a Wembley se non si ha una formazione molto forte. Intercettata da Jesper Olsen l'azione inglese, dialogo con El Kjaer che viene servito in questo momento, ancora El Kjaer che dà indietro a Nielsen, da questi a Morten Olsen che a sua volta chiama la collaborazione Kjaer.
primo piano per Morten Olsen, 34enne, capitano della formazione danese, alla sua 51esima presenza in nazionale. E ora la volta di Busk, lo stopper di esperienza, che ha scambiato con Morten Olsen. Non hanno fretta i danesi, badano a mantenere il controllo della palla. Oltretutto poi gli inglesi non è che li aggrediscono, tu vedi, quando hanno la palla i danesi stanno lontano 5-10 metri, quindi non è che possano, che facciano pressing oppure che ti possono far sbagliare, li lasciano giocare tranquillamente. È un Inghilterra fino a questo momento irriconoscibile, e proprio sotto il punto di vista anche agonistico, perché non l'ho mai visto così rinunciataria sotto questo profilo. Intanto Nielsen monta una guardia molto attenta a Trevor Prince, che è l'uomo più di classe dell'attacco inglese, che non è riuscito finora quasi mai a potersi liberare per il tiro. C'è ora un calcio di punizione che va a battere Barnes. Vedete Butcher, lo stopper, che si è portato in confronto con la rete, ed è Wilkins che va al cross, ma c'è la deviazione di Jesper Olsen, la palla in palo laterale, la rimessa in gioco affidata a Samson. Il gioco viene in maniera casuale, perché come ho detto prima sono queste le azioni più pericolose, questi falli laterali di Samson, che butta la palla in mezzo all'area oppure il calcio d'angolo. In questo momento non è stata fatta un'azione corale, quasi una rete. Intanto c'è un lancio di El Kjaer e manca clamorosamente la possibilità del raddoppio la Danimarca, mi pare, con Simonsen. Non direi tanto clamorosamente, Colombo, è un'occasione buona, però una palla difficilissima da controllare, oltretutto con degli avversari che stavano recuperando. È stata un'azione però molto bella, molto rapida, tutta di prima, e ha portato lo scampino alla difesa inglese. Beh, però un giocatore di classe come Simonsen, se non pretendiamo uno stop sì, a quei livelli, invece si è fatto... Sì, se l'è portata, se l'è allungata, e d'altra parte veniva due esperienze molto alto, non è molto semplice. Tanto lì cerca di servire Mariner, che è stato finora cancellato completamente da Busk, che non gli ha fatto vedere neppure la palla. Questo lì, che viene, è stato portato in nazionale da Robson, è un motorino, però... Sì, ci vogliono anche quelli in squadra, però torniati da giocatori di classe, ci vogliono sia le due cose. Invece qui mi sembra che ci siano solo dei motorini, poi nemmeno tanti motorini, perché non è che abbia un ritmo forsennato l'Inghilterra. Diciamo che ci sono dei giocatori piuttosto lenti e mediocri. Io a questo punto, continuo a dirlo, cambierei, almeno metterei Blissett, che è un giocatore vivace, al posto o di Mariner o di Van, perché anche Mariner non mi sembra in grandi condizioni, e poi metterei questo Odol, che almeno può dare una palla a gol a qualcuno. Tra l'altro Mariner, come ti ho detto, è stato fuori per lungo periodo, non ha partecipato alla tournée inglese quest'estate in Australia, ed è stato richiamato solo perché Tony Woodcock è infortunato. Ecco, infatti vediamo toccare male la palla. Mariner ha avuto un periodo di grande splendore 2 anni fa, ma ora è in un periodo di scarsa vendita. Primo piano anche per Soren Lerby, mentre Kenny Sensor rimette la palla in gioco. Il colpo di testa in girata, mi pare, di Francis, che cerca in tutti i modi di mettere Mariner o Parna in posizione per il tiro. C'è il calcio d'angolo in favore dell'Inghilterra, lo va a battere Wilkins, mentre siamo al 20° della ripresa, con la Danimarca clamorosamente in vantaggio per 1-0. Wilkins, colpo di testa questa volta di Mariner, non arriva Butcher, ed è Lerby che ferma l'azione. È stato un calcio d'angolo tirato molto bene all'inglese, girato dall'uomo sul primo palo, non c'è stata la deviazione, però è stata un'azione molto pericolosa. In difesa i danesi accusano in questo momento un po' di incertezza, hanno fatto due svirgolate abbastanza clamorose, l'ultima così lì del calcio d'angolo, che è stato tirato molto bene da Wilkins, toccato mi sembra da Mariner di testa. Non ci è arrivato Francis a dare la botta decisiva, forse la palla era un po' alta e lui, pur facendo tutto il possibile, non ci è arrivato. Un primo piano ancora per Morten Olsen, il capitano della Danimarca, che dà ordine ai suoi compagni, ovviamente Butcher, serve Wilkins. Wilkins anche lui era un giocatore che non era molto gradito da Robson, l'abbiamo invocato più volte nelle partite inglesi, sì, ma purtroppo non riusciamo a vederlo in coppia con il suo compagno di squadra Robson, col quale forma un centrocampo veramente notevole nel Manchester United. Sì, Wilkins è un giocatore che a me piace moltissimo, non riesco a capire come non si possa far giocare in nazionale, specialmente in gesta nazionale, un giocatore del genere.
sì, probabilmente Rosson ha delle idee, vediamo il calcio in un altro modo, sicuramente. È un giocatore che mi sembra che piace molto anche a Lidl, e se piace a Lidl vuol dire che è un'etichetta di garanzia. Intanto mentre i tifosi danesi inscenano canti di gioia sugli spalti, i tifosi inglesi sono piuttosto ammutoliti. Siamo a 23 minuti dalla fine dell'incontro e l'Inghilterra, che doveva assolutamente vincere questo incontro, è sotto di un gol. Trevor Francis in primo piano è l'unico uomo di spicco in avanti che può dare la zampata vincente. Ecco la panchina inglese, mentre Kenny Sanson batte la punizione, Patcher di testa, intervento di Lerby, lancio lungo, colpo di testa di Osman, il recupero da parte di Busk, il contropiede danese impostato per El Kjær, l'intervento di Sanson. Ecco, vedete, il uomo con il cappotto nero è Bobby Ross, allenatore della squadra inglese, che è piuttosto preoccupato e mi pare abbia dato ordine a un giocatore di scaldarsi girandosi proprio mentre la camera lo inquadrava. 23 minuti di gioco dunque nel secondo tempo, siamo, ecco vedete, mi pare Blissett, no, non si tratta di Blissett, speravamo proprio di vedere all'opera il centravanti del Milan, ma evidentemente è uno dei giocatori a sorpresa che schiererà il nostro Bobby Rosson, che è stato misteriosissimo fino a pochi istanti prima dell'incontro, non ha voluto dare né formazioni né riserve, infatti avete visto che la televisione inglese ha dato solo le formazioni senza le riserve, proprio all'ultimo. Comunque sicuramente non è né Odell neppure Blissett, perché visto che conosciamo molto bene Odell anche, questo è un po' di pelle scura, quindi col baffo, quindi non è sicuramente uno di questi due giocatori, vale a dire che non ha accettato il mio suggerimento. Intanto la partita continua stancamente con Ivan Nielsen a fermare Francis ai limiti dell'area e Morten Olsen che da indietro il portiere Chiari. E c'è anche Francis, che è l'unico che abbia voglia veramente di vincerla questa partita, perché è uno dei pochi anche che rincorre i difensori quando danno la palla indietro. Io penso che un cambiamento in ogni caso ci voglia e in questo momento lo sta effettuando. Vediamo. Viene schierato addirittura Richard Chamberlain, che non era stato neppure lontanamente annunciato da Bob Robson. Chamberlain è una punta e intanto Barnes, che ha scambiato con Sampson. Francis si fa vedere, fa partire il cross e Mariner viene anticipato da Lerby e sfuma ancora un'altra azione. Ed ecco la sostituzione, viene sostituito Barnes mentre il pubblico fischia da Chamberlain. Beh, in effetti è una sostituzione che ci voleva, perché appunto questo ragazzo, pur impegnandosi moltissimo, non è che abbia combinato granché, è sicuramente una promessa, ma forse questa sera l'impegno era troppo grosso per lui, anche perché ripetiamo, un giovanissimo di 18-19 anni, quindi l'emozione può avergli giocato un brutto scherzo. Vedremo ora con il numero 15, allora Chamberlain, tenta Robson con una punta nuova di risolvere i suoi problemi, vedremo se la mossa è azzeccata, mentre intanto Mariner si destreggia al limite dell'area, in lotta con Morten Olsen, comete palle e l'azione sfuma con l'intervento del signor Ponne. Si riprende con un calcio di punizione in favore della Danimarca, l'ha battuto Morten Olsen. Ed è ora Simonsen che viaggia sulla destra, viene fermato dall'intervento di Sampson, galoppa veloce Sampson, Francis si fa vedere, parte il cross per la testa di Chamberlain, esce Chiaer e riesce ad agguantare la sfera. È stata un'uscita molto bella questa, con molto tempismo, in precedenza non l'avevo visto sicuro come in altre occasioni, però in questo momento si è riscattato con un'uscita molto, cioè molto intelligente, con una serie di tempo che ripeto ottima. Manovra ora la Danimarca sulla sinistra con un'azione impostata da Bertelsen, fermato, lo scatto è di Neil,
lo ferma ancora Bertelsen, poi recupera Neal, attacca anche il Chiaer, recupero di Gregory che dà Butcher. Lo stopper inglese fa partire un lungo lancio e c'è un fallo su Trevor Francis, che è l'uomo che ha più voglia di riuscire a pareggiare le sorti dell'incontro, gioca con grande grinta e grande cuore. Se ne va Francis, cerca di superare anche Simonsen, poi c'è l'intervento della difesa con Berggren venuto a coprire e la palla che finisce sul terreno. Comunque probabilmente prima c'era un fallo su Francis, e su Francis non è che l'arbitro sia con Francis molto tenero, perché già per due o tre volte su falli diciamo discutibili non gli ha dato il vantaggio, non ha dato il vantaggio lui, anzi addirittura ha ribaltato la punizione in qualche caso. E dire che adesso l'Inghilterra sta cercando di spingere in qualche modo, la Danimarca che probabilmente sta vedendo avvicinarsi il grande momento si sta un po' ritirando, ma vedete che l'Inghilterra non è che abbia la possibilità di sfruttare molto questa rinuncia momentanea almeno della Danimarca, perché veramente sono in una condizione questa sera diciamo non brillantissima e non si vede come si possa far gol, se no che il calcio è un po' matto e improvvisamente si può ribaltare una situazione che in questo caso per l'Inghilterra è veramente compromessa. Inquadrato il portiere Kerr, mentre Chamberlain, vi ricordiamo, è la nuova punta schierata da Robson, ha 22 anni e gioca nello Stoke City. Vedremo se riuscirà a risolvere i problemi del commissario tecnico, ma finora mi pare che i risultati non sono stati diversi dal quando era in campo Barnes, il giovane 18enne attaccante del Watford. Vedete come grida l'allenatore danese, che è sempre arrabbiato, l'abbiamo visto in panchina anche contro la Danimarca, vincere 3-1 e arrabbiarsi con i suoi, ovviamente pretende molto dalla sua squadra, mentre intanto l'Inghilterra con Lee e Neal imposta sulla destra un tentativo che viene sventato a centrocampo da Bertelsen, poi è Larby che dà in avanti, è una respinta ancora da parte di Neal. Sai, forse Piontek che si arrabbia, perché veramente se pensa che di non poter vincere una partita contro questa Inghilterra qui non vincerà mai più. Allora vedere i suoi giocatori che si stanno pian piano, forse inconsapevolmente, come capita purtroppo quando stai per vincere qualcosa di importante, si ritraggono in difesa, anche come dicevo inconsapevolmente, a lui viene la rabbia, perché da fuori si vede molto meglio, si vede in che condizioni sono questi avversari, che se vengono attaccati con più determinazione possono ancora essere messi in difficoltà, e vista la Danimarca in questo ultimo frangente pare addirittura che abbia rinunciato ad attaccare. In azione Francis, cambia con Mariner, ancora Francis, e poi si impoltisce la barriera, comunque Francis riesce a dare a Mariner, il tocco all'indietro per Wilkins, cerca di inserirsi di testa poi un attaccante inglese, ma è il contropiede danese che ha la meglio con Jesper Olsen. Il tocco all'indietro per Allan Simonsen. Guarda come sono fermi tutti gli inglesi, non mi ripeto, ma anche per uno che doveva vedere una squadra di questo genere viene un po' di rabbia, perché vedi non attacca nessuno, non corre nessuno, e questi danesi hanno la possibilità di ritornare nella loro area senza che nessuno provi a contrastarli. Danimarca dunque a un quarto d'ora dal clamoroso successo a Wembley, non è mai accaduto negli incontri fra le due squadre, ma questa Inghilterra che sembrava poter dominare il girone si trova invece a essere umiliata dai danesi, che credo se riusciranno a portare il risultato di 1-0 in porto voleranno al comando della classifica e non si faranno più riprendere dagli inglesi. È una partita un po' simile, Giacomo, se ti ricordi, a quel Grecia-Inghilterra che segnò l'unico passo titubante degli inglesi in questo campionato d'Europa, ma quel pareggio e questa sconfitta potrebbero costare l'eliminazione del campionato d'Europa. Sì, ci sono ancora parecchi minuti da giocare, però effettivamente se l'Inghilterra dovesse perdere sarebbe per loro un grossissimo colpo, anche perché la Danimarca
ripeto, in relazione emergente, ha dei giocatori buoni, giocando anche con più tranquillità potrebbe riuscire a vincere tutte le partite che rimangono. Bellissimo spunto di Bergen, e Chiesa si stava cullando nel sogno di espugnare Wembley, non si è accorto del passaggio che poteva essere un grosso pericolo per la difesa inglese. Avete visto che poi si è scusato con Bergen, mentre ora vediamo Blisse, ecco, tenta con gli uomini di colore di spaventare i danesi, Bobby Robson. Ecco Trevor Francis in possesso di palla, sta lottando con una grinta, diciamo che è uno dei pochi degni del leone, del nome, del soprannome dato alla nazionale inglese, Leone d'Inghilterra. Sta portando fuori Nielsen dalla difesa, perché ha avuto una marcatura veramente terribile, e vedrai che inserirà Blissett e lo farà giocare un po' più arretrato, in modo da dare più lavoro alla difesa danese. Ecco, è uscito intanto, scusa, lì, ed è entrato Luther Blissett, centravanti del Milan. Quindi con il numero 15 vedremo Mark Chamberlain dello Stoke City, con il numero 16 Luther Blissett del Milan. È un cambio che, secondo il mio punto di vista, avrebbe dovuto essere fatto prima, perché anche un giocatore che entra a 15 minuti dalla fine molte volte non è che sia faccia in tempo addirittura a scaldarsi, oppure venirebbe che facesse un gol subito, allora è chiaro, gli verrebbe anche il morale, però è difficile entrare a freddo in questa situazione con una squadra oltretutto che gioca così male come l'Inghilterra questa sera. Bliss è fermato da Simonsen, c'è il calcio di punizione in favore dell'Inghilterra, sulla palla Kenny Sansom. Tenta il colpo di testa in giravolta Bliss per Francis, che era alle sue spalle, non gli riesce, ed è il portiere Chiaer che rimette la palla in gioco. Mancano 11 minuti al termine dell'incontro, risultato clamoroso a Wembley, Danimarca in vantaggio per 1-0, aveva detto Sepp Piontek, allenatore della Danimarca, siamo venuti per vincere, e finora le sue previsioni sono esatte, un'Inghilterra irriconoscibile e una Danimarca invece padrona del campo, e con altre occasioni non sfruttate dagli attaccanti danesi. In azione Bacci. Il lancio in avanti a cercare Blissett, che gioca una posizione di ala, salta l'Erbi, che però recupera molto bene. Un'azione di Jesper Olsen, anzi di Simonsen, fermato da Bacher. Bacher fa partire poi un tiro cross che per poco non inganna il portiere Chiave. Sicuramente Bacher qui voleva crossare, aveva fatto un'entrata durissima, ma anche, se devo dire, molto corretta su Simonsen, poi è entrato, ecco, rivediamo anche l'entrata, oddio, corretta, magari no, perché è entrato a piedi uniti, poi qui secondo me voleva crossare, gli era venuto un pallonetto molto lungo perché per un pelo fregava Chiaer, ma questo giocatore sicuramente non voleva tirare in porta. Tari Bacher è lo stop dell'Ipsis, 1,93 per 83 kg, poi lo Simonsen, vi ho detto che era uno scontro con Davide Golia, si è trovato mezzo rovinato per terra. Avevo anche detto prima che non vorrei essere nei panni di Simonsen in uno scontro con Bassi, sono stato purtroppo buon profeta o cattivo profeta per Simonsen, veramente c'è una sproporzione atletica enorme. Simonsen sta facendo un ottimo campionato in Danimarca, ha segnato 11 gol ed è secondo nella classifica dei cannonieri, gioca punta del Velie, la squadra dalla quale aveva iniziato la carriera di grande campione, che poi l'aveva portato in Spagna, nel Barcellona. È sicuramente stato uno dei giocatori più promettenti, più belli da vedere negli ultimi anni, un ala molto veloce, molto guizzante, perché è dotato di grandissima classe, perché altrimenti con un fisico del genere, così mingherlino e minuto, non avrebbe potuto emergere. È stato anche sfortunato perché ha avuto grossissimi infortuni pure lui, e se no avrebbe potuto avere anche lui una carriera molto più ricca di soddisfazioni. Tra l'altro ricordiamo che nel 77 ha vinto il titolo di miglior giocatore d'Europa, il Pallone d'Oro, che è il premio appunto assegnato al miglior giocatore dei campionati europei. Morten Olsen si appresta a battere la punizione in favore della Danimarca, mentre mancano 9 minuti al termine dell'incontro, 9 minuti di speranza ancora per gli inglesi, che il pubblico ha smesso di incitare essendosi stancato di vedere una squadra così giù di tono. Bacher in possesso di palla. Dunque, che Luigi, ci ripetiamo, però effettivamente se vai a controllare il tuo quaderno degli appunti, se vedi che c'è solo un tiro in porta in
quasi 80 minuti di gioco, quindi una nazionale che deve giocare per vincere, che gioca con tre punti, che gioca in questo momento con quattro e che deve assolutamente dominare l'avversario oppure portargli via due punti, vincere in casa, mi sembra veramente un tiro di Wilkins fuori di poco e un tiro cross di Butcher, è veramente una cosa abbastanza vergognosa per un Inghilterra. Francis in possesso di palla, cerca lo scambio con Neil, che butta fuori la palla, ha commesso il fallo da rigore, Neil con un colpo di mano sciocco direi, e ora si trova a tentare uno scambio incredibile con Francis. Gregory ha servito Butcher ancora, poi Mariner, poi Busk, poi Berggren, ancora Butcher, il lancio in avanti, l'intervento di Blissett anticipato da Rasmussen. Si è ferito al naso Rasmussen. Anche questo Rasmussen è un difensore molto, molto interessante, gioca, come hai detto tu, nell'Hertha di Berlino, giocatore molto veloce, e un mastino implacabile, molto duro, e completa una difesa ferrea che è stata messa in difficoltà solo in maniera occasionale o con falli laterali o con punizioni. E Kjaer cerca di saltare Sampson, la rimessa in gioco è concessa agli inglesi, i danesi chiedevano un calcio di punizione, vediamo se l'arbitro lo concede. E c'è un po' di frizione in campo, e gli inglesi brucia la sconfitta. In questo caso penso che non abbia tutti torti Sampson, perché Kjær si è tuffato un po', peccato che non ci sia il replay per poterlo vedere, perché molte volte ci si inganna, l'impressione che ho avuto comunque è questa, di un tuffo di Kjær e di Sampson che giustamente protestava. Intanto c'è un bel tiro di Jesper Olsen e la parata di Shilton. Un tiro di alleggerimento, diciamo, perché è difficile far gol da quella posizione, oltretutto non tirando in maniera violenta. Non ci mostrano i replay, perché anche i tecnici del replay credo si siano addormentati per questa partita un po' soporifera. Che prometteva molto, specialmente dopo i primi minuti, ma che effettivamente ha deluso un po', e non, direi non per colpa della Danimarca, ma perché in campo bisogna essere in due, e l'Inghilterra questa sera, almeno fino a questo momento, ha fallito completamente e ha deluso le aspettative di quanti erano andati a vederla a Wembley. Kjær rinvia lungo, mentre mancano 5 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Il sogno dei danesi si fa sempre più vicino alla realtà. Butcher e Osman rilanciano la loro squadra in avanti, c'è un colpo di testa da parte di Chamberlain. Tanto vedete inquadrato Blissett. L'azione di Trevor Francis attaccato da Jesper Olsen. Chamberlain scivola da solo e scatta il contropiede danese con Simonsen. Il lancio sulla sinistra per l'Herbie molto lungo e c'è il recupero della difesa inglese. È andata una palla, è stata una serie di contropiede molto rapida, però Simonsen ha dato una palla piuttosto lunghetta all'Herbie, che veniva dalla retrovia, che ne ha fatto 100 metri di corsa, era anche piuttosto stanco, e il calcio d'angolo è andato benissimo per la Danimarca, così può almeno recuperare un attimino, ci metteranno un po' di tempo a battere questa punizione, probabilmente cambieranno qualcuno e così passerà, si avvicinerà ancora di più quel fatidico 90esimo che permetterà alla Danimarca la clamorosa impresa di vincere a Wembley e di mettere in grossa difficoltà l'Inghilterra per il proseguo di questo campionato europeo. Sta per uscire intanto Olsen, vediamo chi entra. Ecco Olsen, che era stato uno dei migliori in campo, zoppicava. Secondo me nel secondo tempo è stato il migliore di tutti, perché ha dato respiro al centrocampo e all'attacco con le sue incursioni. E viene dentro questo Molby, un ragazzino di 20 anni che gioca nell'Ajax, se non sbaglio, che abbiamo visto fare un gol nel torneo di Amsterdam contro la Roma, quando la Roma conduceva 3-0, un giocatore molto interessante e che gioca anche con certa calma e tranquillità in difesa.
Un altro di questi giocatori interessanti che ha sfornato o che sta sfornando la Danimarca, considera che poi oltretutto che ha solo 20 anni. 20 anni, alla sua sesta presenza in nazionale, è un giocatore dell'Ajax, interpreta il ruolo di libero con molta autorità. Un colpo di testa di Gregory Mariner, che si è battuto ma senza molti risultati. Tanto Francis si era gettato come un gatto sulla palla, ma l'arbitro aveva fermato l'azione per un calcio di punizione a favore dell'Inghilterra, ignorando un po' la norma del vantaggio. Sì, non si è visto bene se Francis ci poteva arrivare, però sicuramente era in agguato e con un'azione pericolosa per l'Inghilterra. Sono un solito calcio piazzato, ma vediamo un po'. Sampson, un colpo di testa di Nielsen, Chamberlain che riscodella al centro e attende poi che la palla esca in calcio d'angolo. La rimessa del calcio d'angolo è affidata allo stesso Chamberlain. 2 minuti al termine dell'incontro. Si affidano i colpi di testa alle ultime speranze inglesi. Vedete Molby intanto che insieme a Nielsen fa cenno all'arbitro che Mariner ha sgomitato. Area molto affollata, l'uscita di Kjaer, l'intervento di Jesper Olsen che rinvia lungo, il colpo di testa di Neil, quello di Bertelsen, El Kjaer finisce a terra, poi recupera Jesper Olsen, Neil mette in fallo laterale. 1 minuto e mezzo al termine dell'incontro, i tifosi danesi impazziscono sugli spalti, 20.000 hanno invaso Londra per seguire la loro squadra, pregustando la prima vittoria nella storia del calcio danese contro l'Inghilterra a Wembley. Soren Lerby rimette la palla in gioco. Il colpo di testa di Jesper Olsen, il gioco però è fermo, signor Ponné. Vediamo se fa ripetere il fallo laterale. Rimessa la palla in gioco da posizione non precisa, non esatta. Tutto tempo guadagnato per i danesi e scoccano gli ultimi 60 secondi. El Kjaer cerca il lancio lungo, il colpo di testa di Neil, poi ancora El Kjaer, palla in fallo laterale. E ormai i danesi cercano di perdere più tempo possibile, vedono avvicinarsi un momento fatidico, non gliene importa più niente fare delle azioni da gol o cercare la triangolazione, cerca solo che il tempo passi in maniera più veloce possibile, perché per loro serve una grandissima soddisfazione, penso, e per tutta la nazione danese che aspetta questo momento con grosso interesse, aspettava questo momento con grosso interesse e con grossa speranza. Max Chamberlain in azione, cerca un passaggio all'indietro che non riesce, c'è lo scatto da parte dei danesi con Jesper Olsen, il lancio per Berggren, lo attacca Sampson che riesce a chiudere il varco, ma probabilmente si tratta di calcio d'angolo. A mio avviso aveva ragione Berggren, l'arbitro Ponné però non concede il calcio d'angolo e mentre scade il 45esimo Shilton rimette la palla in gioco servendo Butcher. Siamo in fase di recupero, la Danimarca sta per espugnare Wembley, il grande sogno dei danesi diventa realtà, erano abbastanza convinti alla vigilia, le cose hanno dato ragione loro sul campo contro un'Inghilterra inesistente. L'Inghilterra che cerca ora con Blissett l'ultimo guizzo. Salta Blissett molto bene, Rasmussen fa partire Crossi, butta di testa generosamente Francis, ma viene anticipato da Lungo Nils. Possiamo cominciare a tirare le somme, Giacomo, mentre siamo in piena fase di recupero, anche se gli inglesi sperano ancora. Vediamo da questo fallo laterale. Vediamo un po', tenta Blissett, stupendo! Grande parata di Kjaer che salva il risultato. Questo vedi, Blissett era uno che doveva essere immesso prima perché è stato quello più pericoloso fino a questo momento e il portiere ha fatto un miracolo proprio l'ultimo minuto, sempre su un solito fallo laterale di Sampson che è stato una, diciamo, delle cose più pericolose che ha fatto l'Inghilterra, un'Inghilterra deludentissima. L'Inghilterra dunque perde clamorosamente con la Danimarca che vola al comando della classifica e probabilmente con questa vittoria si guadagnerà l'ammissione alle finali di Parigi. Un giudizio sintetico di Bulgarelli, partita abbiamo detto più volte deludente,
sì, questa Danimarca? Diciamo per colpa dell'Inghilterra, la Danimarca è stata fortissima in difesa, molto molto forte, è stata una grossa sorpresa e a centrocampo ha mantenuto con l'Erby da una parte e Bertelsen dall'altra l'equilibrio tra le punte e le mezze punte che erano numerosi in squadra e ha dimostrato di avere più voglia e più birra in corpo dell'Inghilterra, un'Inghilterra ripeto molto deludente anche sul piano fisico, sul piano della grinta e sul piano del gioco. È il momento del trionfo della Danimarca, grande gioia sugli spalti dei 20.000 tifosi danesi, ma anche gli inglesi abbattono le mani perché la Danimarca ha meritato di vincere. Chiudiamo su questa immagine triste del commissario tecnico Robson, che mi sembra quasi stia piangendo, perde con questa partita probabilmente anche l'occasione di andare in finale a Parigi. Sarà la partita tra Austria e Spagna, valevole per il gruppo 5, e la più cordiale buonasera vi giunge da Bruno Longhi. E da José Altafine, amici appassionati di calcio, ancora una volta in prima fila, noi di Tele Monte Carlo siamo orgogliosi di aver raggiunto il primo posto in classifica nelle trasmissioni sportive, ancora una volta ultimo destinato per voi, seguiteci questa partita insieme a noi. Per quanto riguarda la situazione di questo gruppo, vi diciamo che è in testa la Romania, seguita dalla Spagna, poi Austria e l'Albania, che è la Cenerentola di questo girone. Romania e Spagna hanno 4 punti, ma la squadra rumena ha una migliore differenza reti, 9-2 contro i 3-1 della Spagna, mentre l'Austria ha soltanto 2 punti in virtù di una vittoria ottenuta contro l'Albania e di una disastrosa sconfitta, partita per 4-0 contro la Romania. Per quanto riguarda le formazioni, mentre vedete le squadre schierate a centrocampo, questa che vedete è la squadra spagnola, visto Calderé, poi Mitchell, poi Victor, questi è Carrasco. Comunque la formazione sarà composta da Zubizarreta, poi Cendo, Camacho. Ecco, Mitchell è quello che vediamo ora al centro, quello di prima è Andri Nua, i due si assomigliano molto, poi è Gallego ed ora è il portiere Zubizarreta. Cendo, sfilano tutti nell'ordine i giocatori e il Buitre, Butragueño naturalmente. Comunque la formazione nell'ordine, su Pizzarreta tra i pali, mentre la difesa è composta da Gallego libero, poi da destra a sinistra un trio formato da Cendo, Andrinu e Camacho. A centrocampo lavoreranno, questo almeno nelle previsioni e nelle proposte del tecnico Muñoz, Michel, Victor, Roberto e Calderé. Due punte, Butragueño e Carrasco. Ecco, prima di parlare dell'Austria che stiamo vedendo, Giuseppe, vediamo questa squadra spagnola che si affiderà a due punte che amano però partire da lontano. Non so...